Mentre prosegue la raccolta fondi per i parenti delle vittime del sisma messa in campo dall'Associazione L'Aquila per la Vita, c'è da dire che anche il Sindaco e il Consiglio Comunale partecipano all'iniziativa e ci fu a tal riguardo un apposito ordine del giorno datato 29 luglio del 2024. Con quell'ordine del giorno sia Sindaco che Giunta si erano impegnati a sostenere le spese processuali, ma anche ad attivare una campagna di crowdfunding aperta a tutti per sostenere appunto queste spese dopo le sentenze. Dunque, al di là delle donazioni personali che stanno avvenendo a titolo personale, ce ne sono diverse, il Comune ha preso una specifica posizione al riguardo. A seguito del confronto avviato con i familiari delle vittime già a fine luglio e con l'autorizzazione ricevuta qualche giorno fa, ho raccolto l'invito formulato dal Consiglio Comunale e ho scritto a tutti i componenti della Giunta, a tutti i rappresentanti delle istituzioni affinché partecipino alla gara di solidarietà per la raccolta fondi in favore dei familiari delle vittime del sisma che sono impegnati nella controversia giudiziaria. Come già stato detto, non si tratta dell'aspetto economico ma dell'aspetto morale e civile della partecipazione di una comunità ad un dramma che rimane una ferita ancora aperta sul corpo del nostro territorio.